e toppiamo. Sto scherzando. Dai, Insomma, dai, abbiamo tutte alle 7 partiamo ufficiali onde. con Alle 7 tutti i partiamo quiz, ufficiale, però esatto, qui cantiamo pre-onda. ci scaldiamo, facciamo la chiacchiera prediretta, mi piace un sacco questa cosa. Eh sì, anche perché siamo, cioè, quando siamo in prediretta, io e te tiriamo fuori delle robe che poi diciamo, dovremmo dirlo in diretta questa cosa, no? E poi ce la dimentichiamo. Anche durante la nostra telefonata, cioè, era venuta fuori questa cosa, tipo, dai, cavolo, se Sì. fosse già adesso, no? Invece, dicevamo, stavamo dicendo su questo fatto della parola impeccabile, no? Come direbbe Ruiz, che è uno dei cinque accordi. Sì, che anche quando si dichiarano delle cose, si fanno delle pseudodenunce, si sottolineano dei fatti gravi, si mette l'accento su degli errori che sono stati commessi da chi ci governa. Se si usa la parola sbagliata, l'espressione sbagliata, il tono sbagliato, ci si mette in una posizione scomoda, per cui poi si è passibili di punizione, di multa, di reclusione addirittura per offesa a Tizio, Caio, Sì, Pubblico. stavamo parlando appunto di quello che è successo oggi a Sgarbi alla Camera, no? Dove poi l'ego prende il sopravvento e poi in un discorso giusto poi ti metti completamente dalla parte del torto perché dai fuori il matto e dici delle cose veramente terribili che poi chi non condivide che ti sbattano fuori, ovvio, no? Certo, anche perché sicuramente l'avranno ripreso più di una volta. Gli avranno detto, Allora onorevole, sì, ho aspetta. visto il pezzettino che ha mandato, non mi ricordo chi, forse Radio Radio, Ah, e quindi sì, gli hanno dato 2000 avvertimenti, direi che... Cioè... okay. E allora te la vai a cercare. Poi magari l'ha fatto apposta per creare scalpore, può anche Ma poi, darsi. sai, io penso che lui abbia a un certo punto ormai, come dire, è diventato parte di sé, cioè quella roba lì, la maschera è incollata, no? Sulla faccia. A proposito di recinti, no? Poi l'ego parte in quarta se tu hai deciso di fai il mattatore sempre, sei un po' come Gasman. Quindi alla fine Devi sì. mantenere quel ruolo lì. Sì, è impossibile distaccarti da quella roba lì perché altrimenti cosa succede? Ti crolla tutto, no? Ed è un peccato perché poi magari inizi col piede giusto e invece è niente. Invece lì c'è la disfatta. Era Però a volte è una strategia, cioè lui penso che oramai sì, come dici tu, ha quel ruolo e un po' se ne frega. E un po' lo fa apposta, cioè nella sua posizione oramai, cioè c'ha sì. una scorza così, Sgarbi, quindi Ma sì, ma lui poi avrà anche pensato. è un veterano di se stesso. Esatto, veterano di se stesso, bellissimo. Avrà anche pensato, ma sì, facciamo Ma scalpore, che che ne vedano frega. tutti. Tanto, scusa, dopo la 120 millesima offesa che tu hai a qualcuno, cioè come hai superato delle soglie, cioè non è che ti cambia niente, no? Cioè. E quindi una più, una meno. Esatto. Senti, facciamo una cosa pratica, visto che noi vogliamo anche essere leggeri, che la leggerezza è una qualità. E siccome ce l'avevamo detto prima, che tra 2 minuti, visto che questa è una sorta di aspettando oltre il recinto, io ti faccio uscire un attimo e poi ti faccio rientrare. Facciamo così? Ah, va bene, dai, Sai dai. che con StreamYard si può mettere in stand-by, no? Tipo come in trasmissione. E Ok. quindi alle 19 in punto presento Elisa Renaldin e poi tu entri come. Tipo che non Perfetto. c'è. Va bene, torno dietro le quinte un attimo. Sì, Ma esatto. se vuoi esco io di scena, guarda, se vuoi facciamo così. Anche potrebbe essere, è vero. Ti piace? È Perché la molto, anche me. scenografia non è da buttare, cioè No, io assolutamente, essendo anzi, bellissimo. piccolando, facciamo così. Sì, te la invidio, è stupenda. Sono Cioè, delle lucine di Natale. che Sì, sono ma rimaste. sono lunghe 4-5 metri, quindi mi illuminano tutta la stanza. Non le uso Wow, solo nel bellissimi. periodo della festa, le uso anche tanto in estate, no? Per illuminare piuttosto che i Certo. lampadari che fanno luce fredda. Questa invece soffusa, caldina. Infatti io non amo i lampadari, per esempio in casa mia ne ho uno, giusto perché preferisco le luci calde, diciamo così, avvolgenti, Esatto, no? calde, Bello, calde. però mi hai dato una bella idea. Sì. Allora, vediamo che ore sono, se Manca un questo minuto. è...
Allora, aspetta, no, sono le 18:59, perché sai, se ci sono quelli che sono puntuali, precisi, della Vergine, sto scherzando, adesso mi Come odio. me, Come te. ogni riferimento è puramente Esatto. intenzionale. Ma tra l'altro sai che io e te siamo le due facce di Mercurio, no? Perché io sono gemelli, tu sei Vergine. Ah, allora stasera è una figata. Cioè, Beh, comunicazione al cubo, scusa. sì. Ci si è portata l'ennesima potenza perché ci sono tutte e due le cose, ma infatti tu sei un po' quello. Cioè, io ho notato questa cosa, no? Quando adesso sono le 19, tra qualche secondo ti faccio uscire. Che in effetti, quando noi ci siamo espressi su questa cosa che poi andremo a raccontare, ci siamo espressi proprio con una modalità io gemellina e tu virginale, cioè bellissimo. Tra l'altro, a distanza di un paio di giorni, quando io poi ti ho cercato, che no, dobbiamo fare qualcosa insieme. E ho detto, non sapevo che tu fossi della Vergine, ti giuro. Cioè, mi ha detto, per me questo, cioè, è Vergine questa, è veramente precisa. E però c'è anche l'elemento fuoco, non puoi non notarlo. No, si nota, bene, ma anche in me, anche per me, io sono tutta la parte leone, quindi. Ascendente, Sì, leone. anch'io, vedi? Ah, ecco là, ecco dove ci siamo beccati, Ecco, sull'ascendente fuoco. siamo Io beccati sbaglio, sulla parte felina. leone. Li sento, i leone. Allora, senti, dunque, facciamo così, dai, esci che sono le 19 e io ti presento. Vabbè, questa gag è veramente bellissima, nuova poi, soprattutto, non l'ha mai fatto nessuno. Allora, vabbè, avete capito che sono in compagnia di Elisa Rinaldini, anche perché c'è scritto, quindi. Vabbè, dunque, Elisa è oltre che un'attrice, poi colei che ha creato il teatro trasformativo, una scrittrice per Anima Edizioni, ma a me piaceva presentarla come essere libero, perché ecco, a questo punto puoi anche entrare, Elisa, se vuoi, per dopo, su essere libero bisogna. scusa, ma c'è una, non so se è un'amica anche tua, dopo ti dico, ecco. E pensate che questa dovrebbe essere una puntata seria. Ma lo Scherzo. sarà? Lo sarà. Ciao Elisa. Ma un essere libero, ti pare che Beh, non è possa vero, è un po' quello che manifestarsi ti pare. anche in altri aspetti? Mi hanno appena detto un Franci parla bene delle vergini. Lei è la Surti, che è la nostra amica. Penso che la conosci anche tu, Sara. E giustamente, ha ragione. Non ama Certo. mai, guai a parlare male delle vergini, anche perché poi lo paghi, quindi. Bravo. Ma poi chi ne parla male perché non li conosce in fondo, in fondo? Esatto. Sembriamo stronze, ma in realtà lo siamo. No, non lo siamo, siamo molto sensibili. È un segno molto complesso che va Ma come conosciuto. noi del resto sembriamo simpatici, poi siamo degli straccia. Quindi Bellissima questa. lasciamo, beh, no, sappiamo che abbiamo dei lati d'ombra, tutte e due, noi mercuriali, noi segni mercuriali, beh, ovviamente, insomma, per Un po' carità, di meraviglioso. mistero, non guasta. Senti Elisa, noi ci siamo incontrati sostanzialmente su una motivazione comune, poi vabbè, siamo amici su Facebook da tanto tempo, abbiamo centinaia di amici in comune, tra l'altro tu spero verrai a presentare nella libreria con la quale collaboro, che si chiama Libreria L'Alchimista Riaccenditi, che è il libro che hai scritto per Anima Vero. Edizioni, quindi wow, no? Però a me è colpito molto, io ti ho chiesto di fare questa cosa e tu hai risposto con entusiasmo, mi pare, visto che se no non saresti qui, perché a distanza di 48 ore, e questo è successo a un po' di persone, ci siamo incontrati idealmente su un malessere comune che abbiamo voluto esprimere di quello che stava succedendo. Io lo definirei così, almeno per me è stato così. È stata una gestazione lunga perché io mi sono poco espresso fino a quel momento lì, che è grosso modo 15. Che anche tu avevo capito questa cosa. Poi a un certo punto, ognuno nel nostro modo è venuto fuori un basta, mi Sì. sono rotto, eccetera, eccetera. E quindi lì, in maniera molto diversa, però in qualche modo abbiamo detto delle cose che andavano nella stessa direzione. E allora poi ci siamo chiesti: ma che facciamo? E quindi cosa abbiamo deciso di fare? Di condividere i pensieri tra di noi e con altri, che è una cosa che aiuta ad agevolare poi la circolazione dei pensieri. Io mi ero esposta con un video, tu avevi anche scritto delle cose. Sì, ma anche io avevo fatto un video, eh. Ne avevo fatto un Ecco. video piuttosto tutto quello che non torna in questa storia, l'avevo chiamato.
caspita, e ce ne sono tante di cose che non tornano. Sì, ne avevo identificate almeno 5 o 6, quindi insomma. Ecco, vedi, vedi. Ma adesso non so qual è stata la causa scatenante di questa tua produzione del video. Per me è stato probabilmente una sorta di parto a un certo punto, cioè non c'è una motivazione, cioè come se fosse andata già all'acme qualcosa. Sì, anch'io ho accumulato una serie di malesseri, di tensioni, ho pensato a lungo a molte cose, nel frattempo mi sono informata tantissimo, ho letto, studiato, visto interviste, video, documentari, ho letto articoli, ho veramente confrontato un sacco di dati, però erano cose che rimanevano lì. Io prendevo la mia consapevolezza di quello che stava succedendo e la tenevo lì, la condividevo con alcuni amici intimi, pochissimi. Poi però c'è stato un fatto scatenante. Ecco, quindi interessante questa cosa. Ma una piccola cosa in realtà è avvenuta all'interno di un supermercato, una delle volte in cui mi è stato detto: signora, si tiri sulla mascherina. Ma non c'è stato, diciamo, un conflitto con la persona in questione, è servito solo a me per farmi scattare una molla all'interno della testa, mi si sono collegati in automatico una serie di cose riguardo un periodo che ho vissuto tanti anni fa, appunto, in un contesto settario, e lì, vram, come spesso mi succede, mi parte un'idea, una frase, e poi esce fuori tutto quanto. Una serie di punti. Allora, io mi ero fermato anche sul titolo del tuo video, quando ho detto, a parte che, vabbè, c'è una grande stima nei tuoi confronti, per cui poi a un certo punto lo Stato e la SE, cioè questo paragone veramente pazzesco, no, che tu hai fatto, perché... Porta l'immagine dello Stato che si stava comportando come una setta, mica pizza e fichi, nel senso che lo hai sostenuto con una grandissima lucidità, proprio virginale, visto per tornare al nostro discorso, no, astrologico, potente, perché eri estremamente precisa e lucida in quello che era stata la tua analisi. Sì, di solito anche in questi casi se deve essere un discorso complesso, perché io sentivo che era un discorso complesso, che c'era tanta roba, quindi mi sono segnata gli 8 punti solamente. Man mano che mi venivano in mente, vedevo le correlazioni, perché mi venivano in mente anche dei ricordi, per cui li ho messi giù tutti e 8, li ho riguardati, ho acceso e registrato. No, per ridere, veramente, cioè, tu non sai come è nato il tuo, non sai come è nato il mio, io non so come è nato il tuo, ma una cosa similare, proprio mercuriale, perché anch'io mi sono andato a prendere 5-6 punti, li ho messi insieme, li ho anche scritti nei banners, nell'aspetto che l'ho fatto con StreamYard, portando anche delle immagini, delle illustrazioni, cioè, quindi proprio un modo di procedere parallelo, interessante questa cosa, mi fa ridere nel senso positivo del termine, perché è proprio un modo di ragionare della mente logica, non della mente intesa come mente recintuale, ma della mente che invece propone, no? Sì, però credo che abbiano collaborato bene i due emisferi, perché è stata un'intuizione che poi ho messo in pratica con la mente logica, quindi però è arrivata dall'emisfero destro sta cosa, anche perché mentre la facevo io avevo la netta sensazione che avrebbe sollevato un bel casino. Non poteva che essere altrimenti. No. Ma non l'ho fatto con quell'intenzione, cioè non avevo minimamente idea di cosa ne sarebbe stato di quel video, però avevo la sensazione che avrebbe smosso. Del tipo, oioi, lo so già, però devo farlo. Questo io chiamo un po' anche l'essere libero, no? Cioè l'individuo che c'è una sorta di... Io lo chiamo proprio l'imperativo categorico, quasi kantiano, no? Devo. Dove quel devo lì? Non è che è obbligato da qualcuno, ma è obbligato da se stessi. Oh, fantastica sta cosa, è uscita fuori proprio oggi. Oggi ho messo un altro post che si intitola Ignorare e proseguire. E mi hanno scritto in diversi, caspita che bella cosa che hai scritto, sono parole che aiutano, arrivano al momento giusto. E ero al telefono con un amico che l'aveva letto e mi ringraziavi, io gli dicevo, guarda, quando succedono queste cose, che poi arrivano agli altri, mi arriva un'intuizione, una frase, un concetto iniziale. Inizio a scrivere, non so neanche dove vado a finire, ma in 5 minuti viene fuori tutto il testo. E ho proprio l'impellenza, oltre che di scriverlo, di condividerlo immediatamente. Cioè proprio è una roba incontenibile. Mi arriva, la devo mettere sulla carta. È una necessità, nel senso più alto del termine, più filosofico del termine. No? Una cosa che è necessaria, è una cosa che ci vuole per forza, se no manca...
manca qualcosa, no? Cioè, mi viene proprio questo aspetto filosofico, dove la necessità non è qualcosa così. No, non se ne può fare a meno. Perché sì, altrimenti... non è egoico, No, non è dell'ego, non è dell'ego, anche secondo me, perché non c'entra niente. Noi siamo abituati a pensare che c'è una brutta identificazione tra la mente e l'ego, no? Cioè, come se la mente fosse solo quella roba lì, quando noi ci dimentichiamo che è una cosa altissima, che è quella che... Cioè, che anche solo banalmente è il settimo chakra, che quindi non è che possiamo... Cioè, così, non chacrino così. Caspita! E quindi quando è usata in... Quando è al servizio di qualcosa di alto, ha voglia. Di bello, no? E quindi produce meraviglie e porta meraviglie. Quindi comunque ci siamo incontrati su questa cosa, ma anche perché parlavamo prima di quello che appunto è successo alla Camera, Sgarbi, eccetera, di tante cose che stanno succedendo. Uh-huh. Però noi a un certo punto ci siamo anche detti, però non vogliamo parlare soltanto di che cos'è un recinto, no? Che magari poi ovviamente ne accenni, perché tu tra l'altro citi molto spesso il discorso del recinto percettivo, che poi è un discorso molto interessante. Però ci piaceva l'idea di, ed era per quello anche che avevamo messo l'immagine del matto, no? Tra me e te, che è l'uscire dal recinto ed essere... L'inizio. È l'inizio di un viaggio dove non ci sono più non ci sono più cancelli, prigioni, eccetera, eccetera. E giustamente ci vuole un po' di pazzia sana per buttarsi fuori da un qualsiasi recinto. Eh sì. Ma guarda, sai che in questi giorni, adesso stiamo divagando, ma credo che vada bene, perché ci sono tante persone che stanno facendo, tanti amici che ho, che e mi fa molto piacere, che stanno facendo delle scelte apparentemente folli, ma che in realtà sono sicuro che pagheranno in positivo per la loro vita, perché ripagheranno, perché sono delle scelte veramente fatte con la necessità, come dici tu, no? Come dicevamo prima, quindi wow. E però ci piaceva l'idea di andare oltre il recinto, no? Ovviamente però prima dovremmo accorgerci di esserci, perché quello è interessante, no? Esatto, e la difficoltà principale è proprio quella, perché come ho già spiegato altre volte, ma ribadiamolo perché delle volte poi si usano i termini anche in maniera impropria quando vengono da altri, il recinto di cui parlo non ha a che fare con l'impossibilità di agire in prima istanza, ma con la impossibilità di percepire correttamente cosa succede, dove si è, in quale contesto si è incastrati. Un po' come se si fosse all'interno di un labirinto e non si trovasse la via d'uscita, magari senza neanche accorgersi di essere in un labirinto. Perché se uno nasce in un labirinto, faccio l'esempio che mi è venuto, poi magari ci colleghiamo al perché questa roba, perché ce l'ho avuta quella visione lì. Quando mi sono accorta di essere in un recinto percettivo, io ho avuto l'impressione, ho visto me stessa che si sollevava da terra e sotto ho visto un labirinto. Questo è stato un momento di shock. La visione alta, la visione dell'aquila, no? Come avrebbe detto Castaneda, o come la visione del sole. Daniel Lumera usava anni fa una bellissima espressione, la visione del sole. Cioè tu guardi e finché non apri la prospettiva, non alzi la prospettiva, e non lo puoi vedere, ovviamente. Perché se il recinto è enorme... Esatto. È pieno, tra l'altro, di cose anche interessanti, tipo di leccornie, di... Bravo. È chiaro che lo vedi. È proprio quello, perché quando sei in una gabbia invece è molto più facile accorgersi, perché la pressione è tanta, cioè quello che sta succedendo anche adesso, che è piuttosto pressante, ha fatto accendere delle lampadine a tantissime persone. Si sono accorte di essere dentro a un sistema che forse non è esattamente democratico, libero, e quindi quando la pressione aumenta, come in una gabbia, tu te ne rendi conto, inizia a stringere, si soffoca. Invece quando sei in un recinto c'è molto più spazio, i confini sono ampi, magari non la vedi neanche la linea del recinto, ci sono altri animali intorno, ti puoi muovere, vedi il cielo, non c'è un tetto sopra. Quindi cos'è che può farti accorgere di essere in un recinto? È interessante. O uno shock improvviso, come la vita spesso riesce a fare, anche se inizia con dolcezza, poi se non ascolti insiste, poi se ancora non capisci ti dà un cazzotto e Io sono convinto che l'universo te lo dice dolcissimamente 10.000 volte, la 10.000esima è
10.000 unesima dice e mo basta, c'è rotto. Ceffone. E sì, perché anche la vita, cioè la tua anima, ha l'impellenza di portarti dove devi andare. Quindi se non ci arrivi, arriva al punto di farti ammalare. Sì, può sembrare un controsenso, però ci sono, insomma, qua bisognerebbe fare. No, sappiamo che purtroppo la malattia o il dolore sono degli strumenti che usa, diciamo così, la vita per tra però, i più forti, perché lì devi ascoltare per forza. Se... prima di arrivare alla malattia o al forte disagio, come dicevamo, ci sono dei tocchi leggeri. Questi tocchi leggeri passano dal malessere più sottile, dal disagio, da qualcosa dentro che si muove, da una sensazione, da una percezione che c'è qualcosa che proprio non va, i conti non tornano. Sì, allora chiaro che questo dipende molto dal grado di sensibilità individuale e di capacità di percepire i segnali. Io sono sempre stata piuttosto sensibile in questo senso, cioè la mia anima ha parlato chiaro da sempre, poi magari non ci sono arrivata io con la mia testa a capire, però mi rendo conto anche tornando a ritroso di quanti segnali mi abbia mandato anche quando ero giovanissima, inserita dentro a quel recinto. Essenzialmente, tra virgolette, scelta un recinto bello preciso anche, perché sì. Cioè, quando poi noi parliamo di sette o di certe situazioni lì, è vero che non vedi, però è anche estremamente preciso, perché è molto portato all'estremo, no, il recinto. Sì. Però il recinto è molto... da piccolo, sì. Quando hai 11-12 anni, che non hai ancora capito bene il mondo come funziona, che non ti sei ancora costruito una realtà sociale, non hai ancora un'identità definita, cioè dipendi completamente in sostanza dalla famiglia e la famiglia fa quella scelta, ti trovi lì e la prendi per buona. Come qualsiasi altro contesto religioso, cioè chi ha avuto tutti i sacramenti, io ho avuto anche i sacramenti della Chiesa Cattolica, tutti li ho fatti, no? Due battesimi, sacramenti, religioni, vabbè, tutto, ho visto abbastanza per poterne parlare. Uno non può avere ancora una coscienza critica, specialmente in tema di spiritualità. No, ma non fa parte del gioco, non ce la deve avere, non ce la può avere. Cioè. Esatto. E quindi non ti puoi rendere conto di essere inserito in un contesto che magari non è esattamente quello che ti permette di diventare un essere libero. Quello che però si muove internamente è il disagio, magari ti arriva un disturbo, cioè io sono stata colpita a livello psicosomatico anche molto, ho sviluppato diversi disturbi psicosomatici, sono anche andata in depressione. C'erano tutti segnali di un disagio fortissimo a livello proprio della mia anima che cercava di comunicare. Comunica in quella maniera lì, sono degli spunti, dei pungoli, dei riflessi di questa cosa, perché non hai altro modo altrimenti. Esatto, ma a quel punto sta a noi. Percependo quel malessere, quel disagio, io che cosa ho fatto? Non è che l'ho ignorato o ho cercato di sopprimerlo. Nel tentativo di star meglio ho iniziato a cercare, mi sono fatta delle domande, ho iniziato già un pochino a provare a uscire da quel recinto andando a vedere informazioni che in teoria non avrei dovuto vedere, andando a fare dei corsi che in teoria non avrei dovuto fare, e quindi lì poi c'è stata una deflagrazione, è incominciata una serie di cose a catena. Quindi mi piace questa idea del dire, allora la primissima cosa è quella dell'accorgersi di essere in un recinto, e l'accorgersi passa attraverso questi segnali, questo è uno, ognuno per sé. C'è un'altra cosa, sì, sentire i segnali, riuscire a sentirli, cioè autorizzarsi a dare retta a quello che si sente, perché lì potrebbe esserci un altro scalino, e nel mio caso c'era. Alcune persone che hanno manifestato disagi simili al mio, a parte che non hanno voluto approfondire, perché hanno detto no, comunque qui c'è l'ambiente giusto, questa è la verità, se sto male quindi, è un problema mio. Un problema mio, certo, è un modo di risolvere. Sono io che sono sbagliato, guarda fino a che punto può arrivare il condizionamento, sono io non dovrei sentirmi così. Io non ti dico quante volte mi sono sentita dire tu non devi sentirti così, è terribile, terribile. Sì, è proprio incredibile, perché crea tra l'altro dei danni strutturali impressionanti sulle persone.
Allora, se questa roba invece tu decidi di, che non puoi ignorarla perché c'è qualcosa dentro che ha questa impellenza, allora ti autorizzi a sentire quella roba, dici, eh no, questa roba è così e non sono io che sono sbagliata, e incominci di nuovo a rimetterti sulla pista, sulle tracce, ecco, seguendo quelle piccole briciole di pane che sono state messe. Quindi non fai come quelli che vedono di essere in un tunnel e lo arredano. A me è sempre scioccato la frase. Bravo. Cioè, e secondo qualcuno è una frase bellissima. Cioè, vedi che sei in un tunnel, una prigione, invece che uscire, arredalo. Sì, perché il condizionamento è già stato forte. A volte ci sono molti che non hanno la possibilità, la capacità di uscire da dove si trovano perché sarebbe troppo doloroso. La perdita in termini umani, sociali, affettivi sarebbe troppo dolorosa. Allora preferiscono arredare la galera. Sì, perché poi non è detto che l'ego debba essere sempre frantumato, perché se altrimenti va in mille pezzi tutto. Cioè, quello poi porta alla pazzia o alla distruzione, eccetera. Cioè, quindi è per quello che bisogna essere pronti, poi, come dici tu, a fare questa cosa. Quindi ascoltare un passaggio, altrimenti è un gran casino. Altrimenti è la rottura di qualcosa che poi ti porta a non essere più presente, no? Sì, ci possono essere proprio degli shock a rendersi conto che magari si è stati in condizioni dove si è creduto a delle menzogne, oltretutto. Eh sì. Quindi, che c'era questa cosa incredibile che era successa, a me ha sempre colpito, io vabbè insegno e ogni tanto lo dicevo anche ai miei ragazzi, che quando c'è stata la Seconda Guerra Mondiale e l'imperatore del Giappone, Hirohito, non solo ha ammesso la sconfitta in radio, ma ha anche detto pubblicamente che non era Dio, ci sono stati un sacco di giapponesi che si sono suicidati. E secondo me è emblematico di questa faccenda qui, è pazzesco. Sì. Come dire, cioè io ho creduto a una fandonia per tutta la vita, non posso reggere. Cioè, invece che prendermela con lui e dirgli brutto figlio di buona donna che mi hai ingannato, no, sono io che sono sbagliato. E quindi mi suicido perché non riesco a reggere il fatto di avere creduto a una menzogna per 50 anni, 70 anni, quanto. È indicativo, veramente umano, come si comporta questo meccanismo. Ti dirò che può essere anche peggio, cioè peggio del suicidio no, ma il meccanismo può essere perfino duplice, cioè il dolore causato da due meccanismi, uno incastrato nell'altro. Chiaramente io parlo della mia esperienza personale, intima, diretta, ma ci sono altri che hanno vissuto delle cose simili anche in altri contesti. Allora, il primo shock è magari ritrovarsi al di fuori di una comunità dove eri stato il giorno prima, per cui se vieni, come nel mio caso, condannato alla morte sociale, che è una cosa terribile, vuol dire che tu dall'oggi al domani sei fuori e non hai più contatti con nessuno. La morte sociale un tempo era uguale, era forse peggio anche della morte, nelle società antiche, l'esilio, quello lì non è più nostro, appartenente al Allora, nostro. problema numero uno, gestire questa botta a livello emotivo, psicologico, mentale della alienazione sociale, dove fino al giorno prima eri tranquillamente anche in famiglia, in casa, il giorno dopo, non dico che ti buttano fuori di casa, dipende dalla sensibilità delle varie persone, di sicuro non puoi più presenziare determinati incontri, non devi farti vedere, devi sparire quando arrivano altri, non puoi più rispondere neanche al telefono, non puoi fare vacanze insieme, cioè si distruggono famiglie e rapporti. In quelle circostanze. Questo è il primo shock, che già basta. Il secondo shock è quello di cui parlavi tu, perché quando uno esce da una circostanza del genere tende comunque ancora a credere che è lui che è sbagliato, perché il lavaggio del cervello è stato talmente pervasivo che arrivi tu a credere che quello è giusto, ma sei tu che non sei stato all'altezza. E quindi vai avanti ancora un po' con questa storiella. Quando poi ti arriva la legnata, a me è successo dopo 5 anni, in seguito a un lutto improvviso. Quando ti arriva la legnata che ti svegli veramente, ti cascano le fette di salame, ti accorgi anche dell'inganno, ecco, lì andresti col lanciafiamme in quel momento lì. E quello è il secondo shock, perché ti accorgi che tu ti hanno Però scippato la quello vita. shock, adesso io non ho vissuto questa cosa. Credo che però quello shock sia uno shock assolutamente sano se lo rielabori in un certo modo, perché è uno shock che ti riconnette alla vita, Allora, perché c'è energia lì. io avevo Ovviamente è 28 anni. pericoloso. Cioè.
Io avevo 28 anni quando ho capito l'inganno. Quando una persona se ne accorge a 60, Eh sì, 70, certo. capisci che lì veramente uno si butta dal balcone perché rielabora tutta la vita e dice: ma io ma che cazzo È lì che faccio? il Giappone, è lì che il giapponese si suicida, cioè, Guarda che no? E comprensibile, eh? il dire ho sprecato tutto, se poi tra l'altro, quindi vabbè, Poi c'è anche tanta rabbia, veramente io. tanta rabbia. Sì, ci Vuole credo e. fare. Bisogna fare un profondo lavoro su se stessi, sia per togliere i condizionamenti, ma anche per liberarsi degli strascichi del dolore, della sofferenza, della privazione, della rabbia e dei rapporti che hai perso. È un lavoro veramente duro quello che io ho dovuto fare, però adesso sono in condizioni di capire un sacco di cose. Va bene, ok? Se dovevo passare da lì, va benissimo. il mistero dell'incarnazione personale che dicevamo, mi sa che eravamo ubriachi quando abbiamo firmato. Bravo, ce l'hanno Però esposto. comunque non è una risposta, cioè comunque non possiamo prendercela con gli altri perché quindi vabbè, adesso scherzi a parte la cosa però interessante quindi è che mi piaceva questa cosa. Adesso faccio io il verginale e tu fai il gemellino, facciamo così, il gemellare. Facciamo un'inversione. Guarda che voi siete capacissimi, di essere. Cioè, no? Visto il. Scherzando. Boh, non ho chiaro, la modalità dei gemelli non ce l'ho chiara. Com'è rispetto a quella della Vergine? Oddio. Più caotica per il segno d'aria. Più così, più un attimino coinvolge. Più, immagina il, non so, il Peter Pan, immagina il Dio Pan che suona il. Tu sei un'attrice, quindi. Ricrealo. Dai, scherzi a parte. Quindi dicevamo accordi. Ecco, esatto, una cosa così. Questo è molto gemellino, vedi? Dai. Questo è molto gemellino. E stavo dicendo, quindi una volta tu hai fatto un discorso interessante appunto in quel video e non solo, appunto ti dicevo paragonando, ma quando è un'istituzione così grossa? Ad essere setta. Come cavolo fai ad accorgertene quando tutto intorno a te perché è vero comunque che, come dicevi prima, recinto, ma quando il recinto non è 100 metri quadri, ma è tutto il mondo, tra virgolette, non è un po', cioè, com'è che ci se ne accorge da questa cosa? Poi ti dico cosa ho percepito io, no, rispetto a me, anche se sono abituato che. Presuntuosamente credo di essere abituato, anche se poi ci caschiamo tutti, comunque a sviluppare il pensiero libero, no? Ma è un pericolo comunque, perché se tu entri in un supermercato e 99 persone esci e altre 999, cioè è un bel casino. Allora, premesso che ognuno arriva qui con quello che io chiamo un kit di base, sulla base di quel kit c'è qualcuno un po' più agevolato rispetto ad altri, forse perché ha delle cose da fare in questa vita e quindi ha bisogno di avere già un'attrezzeria di un certo tipo. Quindi diamola già, che questo è l'assunto di base, un po' come la. Questo è interessante perché smonta anche una serie, trovo, di leggende New Age per cui siamo tutti uguali. Siamo tutti unici, ma non Sì. siamo tutti uguali. No, non siamo tutti uguali, confermo, confermo. Non per presunzione, semplicemente per qualità energetiche che magari arrivano da altro prima e quindi quando sei qui adesso è il risultato anche di altre cose che sono successe in precedenza. Sì. Immagino, certo, ma anche solo senza bisogno di scomodare la reincarnazione nella quale io personalmente credo profondamente, anche solo un DNA, un pregresso, Certo, qualsiasi cosa. assolutamente. Sì, diciamo, la genetica passata nell'albero genealogico, un patrimonio genetico Patrimonio di genetico. a valere. Io ho dovuto anche rendermi conto di questa cosa, ma con piacere, ho diciamo, realizzato che c'era anche il componente del patrimonio genetico che ha giocato in mio favore. Poi, Bene. pian piano, delle scelte che uno inizia a fare.
perché i passi si compiono uno dopo l'altro. Se uno non compie dei passi, è chiaro, come cazzo fa a capire, a svegliarsi? Bisogna agire e provare a fare delle cose. Quindi l'idea di iscrivermi a un corso a un certo punto, andare a Bruxelles a un seminario di Anthony Robbins quando avevo 22, 23 anni, mai fatto niente, mai uscita fuori, mai preso un aereo, coraggio a quattro mani, sono andato e ho fatto sta roba, chiaro che mi ha aperto delle piste, poi da lì se ne sono aperte altre, poi ho scelto di fare un corso di teatro, dopo il teatro, boom, lì c'è stato proprio l'esplosione. Certo, certo. Dici che le cose accadono anche in funzione dell'agire, c'è un sentire che ti porta a un agire. Esatto. A risentire, esatto, altre cose ti porta ad altre azioni e quindi piano 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 fai dei passi. E non è il reagire, ma è il proagire in un certo senso, cioè è l'agire per sempre in base a quello che senti, cioè non, esatto, tanto a quello che... Perché nel momento in cui reagisci sei sempre comunque in un certo senso dipendente dall'altro, perché la tua risposta non c'è. Cioè io dicevo in quella puntata che ho fatto, ho tirato fuori una cosa che ha avuto un suo riscontro, che tutti mi hanno detto, dai, che cosa... Che era una cazzata incredibile, si può dire. Allora, cioè, perché io ero scioccato dal fatto che ci fossi d'accordo con alcuni personaggi che io in genere detesto. No, dico, cioè, allora poi a un certo punto ho detto, no, ma non è che sono io che sono d'accordo con loro, sono loro che sono d'accordo con me. Questa è una bella questione questa. Ma ti giuro, sarà banale, a un certo punto quello restituisce centralità a te, nel senso che non è perché in qualche modo fa sì che non è che tu ascolti qualcosa che e quindi ti adegui, ma parti dal tuo sentire. E quindi se questo sentire corrisponde col sentire di Tizio e Caio, non ti deve assolutamente disturbare. Perché fai i conti con te stesso. Quindi... Sì, hai aperto un tema interessante su cui stavo ragionando, tra l'altro, ultimamente, perché a volte mi arrivano dei feedback su di me, sul mio modo di comunicare, sulla persona che sono, e a volte sono molto diversi in base all'occhio che osserva. Quindi io di questo non posso farci assolutamente nulla, ma va bene. Può essere che alcuni mi abbiano visto in una veste più forte, più decisa, qualcuno mi ha visto in una veste più dolce, stasera magari mi vedrà in una veste più ironica, qualcun altro mi ha vista anche abbastanza incazzata, diciamo, ma non perché ero Iraconda. Nessuna di queste, no? Non perché ero Iraconda secondo il mio ego, era proprio un impeto che è diverso dalla rabbia, e anche lì non tutti sono capaci di distinguere le varie ottave dei sentimenti. Non è che io se sono questo, allora devo essere per forza anche questo, oppure se sono questo non è possibile che sia quest'altro. Esatto, perché la vita non funziona in base a ma in base a e. Assolutamente, io ho trovato una bella metafora, sarà che fa parte anche del mestiere che faccio, e fare il mestiere dell'attrice mi ha comunque aiutato ad esplorare altre aree, naturalmente, è stato un altro input per scoprire cose che altrimenti non avevo scoperto. È come se io nel mio armadio avessi 10-20 abiti di taglio e di colore diverso, sono tutti parte del mio armadio. Se chi mi vede ha un vestito, è chiaro che è abituato a vedere sui guarda come il mio uno. E allora, se io oggi ho il vestito giallo, domani ce l'ho rosso e domani ce l'ho verde, in una delle tre volte sono stata una bugiarda, ho finto, ho detto cazzate. No, vuol dire che in quel momento ci voleva il verde, oggi ci voleva il giallo e domani ci vorrà il blu, ma sono sempre io, sono tutti miei quei colori, quei vestiti sono tutti miei, sono sempre io. La fatica che c'è stata, per esempio, nel cristianesimo per cercare di contenere quel pezzo incredibile dove Gesù scaccia i mercanti dal tempio, cioè è di una scomodità, cioè ancora io sento che sono sempre lì che dico no. Sì, però, cioè, nessuno riesce ad accettare che una persona possa essere tante cose e niente. E cioè, poi se sei donna, ce n'è ancora un bel pezzo in più. Perché... Non posso saperlo, ma vedo che chiaramente è più difficile per voi, constato che
ovvio, no? La parte emotiva, la connessione, diciamo, più stretta con l'intuito, con gli stati emotivi, ti porta ad essere più ricca da quel punto di vista. Quindi noi donne spesso abbiamo una manifestazione dell'emotività molto più complessa, cioè oggi posso essere in un modo, domani in un altro, non è che siamo isteriche, cioè subiamo anche dei movimenti del corpo con gli ormoni, con tante cose che si muovono, siamo più sensibili. Sì, però... diciamo che questo sicuramente non si mette in dubbio, però anche per quanto riguarda noi maschi c'è un recinto strettissimo, no? Per cui è l'altra faccia della medaglia, cioè, per cui guai se, no? Altrimenti vuol dire che, cioè... Bravo, sì. Quindi, per carità di Dio, cioè questa cosa è un disastro per tutti gli esseri umani, perché poi alla fine se è un disastro per la metà del mondo lo è anche per l'altra. Io questa cosa che le liberazioni passino attraverso uno dei due sessi, in un certo, la vedo, cioè, com'è possibile? Siamo talmente connessi, c'è talmente tanto maschile e femminile in ognuno di noi che inevitabilmente se una delle due cose viene tirata per la giacchetta anche l'altra, non ci sono versi. Sì, guarda, io credo che un inizio di risoluzione tra i conflitti, dei conflitti tra maschile e femminile debba nascere nel soggettivo, nell'individuale, per poi manifestarsi nel collettivo. È inutile cercare di risolvere il conflitto con, diciamo, gli uomini da parte di alcune donne che comunque lo fanno perché hanno delle ragioni. Se non si è guarito dentro la ferita, cioè se io odio a morte il maschile perché magari mi è successo un trauma, quindi quando ho anche delle buone motivazioni, ovviamente, cioè. Però se non ho curato quella ferita lì bruttissima, non è possibile che io riesca ad agire in maniera armonica trovando un risultato positivo. Continuerò a rivivere dei piccoli fastidi o traumi con un altro maschile che continua a farmi vedere che quella ferita... Poi non parliamo della legge d'attrazione, perché sennò apriamo un mondo, no? Cioè nel senso, ovvio che se poi devi guarire quella cosa lì, l'universo piglia e ti dice guardaci, appunto, dai, guarisci, dai che sei qua, e poi invece no. Quindi... Questo non vuol dire scagionare o giustificare un maschile che evidentemente ancora non si comporta in maniera amorevole. Ecco, però... Ma vedete che qui c'è un no, un o, ancora una volta c'è un dover creare delle separazioni, no? Cioè, le tue cose non sono in contraddizione. No. Cioè, il fatto di affidare una colpa al patriarcato, agli uomini che si comportano in questa maniera, non toglie assolutamente nulla al fatto che il maschile e femminile dentro di te, se vuoi curarlo e guarirlo, perché curarlo in questo caso è una brutta parola, ovviamente devi passare attraverso il personale e non è possibile continuare a odiare, perché altrimenti inevitabilmente l'odio chiama odio, si chiama faida, no? Sì. Si chiamano Montecchi e Capuleti, c'è questa cosa. Ma quindi, infatti, io ci lavoro da un po', da qualche anno, proprio in maniera specifica sull'equilibrio delle mie due energie interiori. Io ho trovato una donna che mi ha aiutato tantissimo in questo. E avevo impostato il mio sito qualche anno fa tutto sull'energia del femminile e sull'archetipo della donna selvaggia, a cui tengo moltissimo comunque perché mi riconosco in questa cosa. Però era tutto nell'emisfero femminile, nell'energia yin, e sentivo che mancava un pezzo, anche ipotizzando di fare dei percorsi, perché faccio i workshop, non so, di teatro trasformativo, di che io non avrei voluto farli per sole donne, perché ritengo da sempre che è l'insieme delle due energie che porta il massimo del risultato, per cui a un certo punto ho deciso di stravolgere tutto, di rifarlo completamente, di impostarlo sull'idea della trasformazione attraverso il teatro, la creatività, parlo di emisfero destro, che è più comprensibile anche per gli uomini, perché io voglio che si ritrovi la comunicazione tra i due universi. Se vogliamo che i due emisferi collaborino, dobbiamo poi portarlo anche nella pratica tra uomini e donne, trovare dei punti comuni, dei terreni comuni su cui camminare insieme, mano per mano. Poi ognuno riconoscerà sia le sue ferite che le sue colpe, perché ognuno ha fatto degli errori, ma se non ricostituiamo un'unione, è impossibile trovare unità è talmente in sé. Questo meccanismo è un meccanismo che poi porta a una sorta di rimozione dell'ombra, di messa in cantina di una cosa, perché poi si piglia delle rivincite della Madonna. Senso che succede che strafemminile, stramaschile, eccetera, eccetera, e poi comunque dalla finestra ti arrivano una serie di cose per cui a un certo punto dice: ops, qua è successo.
La parata della finestra arriva qua. Esatto, è successo che tipo boomerang degli aborigeni australiani, ovviamente quella cosa lì non poteva essere rimossa, perché non la puoi rimuovere. Quindi tutta quella parte c'è e si prende la sua rivincita nell'inconscio, laddove è nascosta, nella parte infera, no? E io ne ho viste tante di situazioni del genere, cioè sia sul maschile che sul femminile, per cui, ma anche uomini, per esempio, di un certo tipo, che poi su certe cose palesano una femminilità estrema. Cioè, io lo vedo con una persona che ho in casa, che si chiama mio padre, che si è identificato in una certa col generale, non so, col siciliano doc, e poi, cioè, gratta gratta, in un momento di emergenza, è più delicato della dea Venere nel momento in cui, cioè, non lo so, capisci che è interessante questa cosa, perché l'energia che tu rimuovi da qualche parte va a finire, è sempre 100%, quindi ma noi in realtà, dimmi. Dicevamo, darsi il permesso, come dicevamo prima, anche di manifestare quello che si è. Il recinto percettivo ti impedisce a volte di farlo perché hai paura del giudizio, hai paura di non essere accettato, di essere escluso, di essere visto in modo diverso da come pensi di essere, e quindi ti freni nella tua manifestazione di ciò che sei. Io lo vedo nei corsi di teatro all'inizio, fanno tutti fatica a fare le cose che io chiedo di fare, perché sono imbarazzati, no? Beh, questo no, quello non si fa, no, ma questo non mi piace, sono a disagio, Dio, gli altri. Poi dopo un po', a furia di martellare, uno si scioglie un attimo e comincia, ma sì, dai, facciamolo. E lì riscopre un minimo di autenticità, di libertà espressiva, anche nei sentimenti, perché chiaramente poi quando si va a lavorare su un personaggio, su un testo, sei costretto a tirare fuori delle cose che non pensavi che ti appartenessero, né come individuo né come genere. Cioè donne che devono tirare fuori degli aspetti, che magari sono maschili, o uomini che devono manifestare dei sentimenti. E lì si vede quanto sei disposto a scavare, perché sono sentimenti condivisi. Ciò che ci distingue è una qualità energetica. Una è più portata per altre, ma siamo sempre anime sensibili. È una sorta di una sorta di cocktail dove si sceglie di mettere più parti di lime e una parte di zenzero, o viceversa, cioè è semplicemente quello, no? Se ci rispettassimo per quello che siamo, sarebbe già più facile. Senza considerare che chissà quante volte siamo stati, abbiamo attraversato, tipo Orlando di Virginia Woolf, siamo stati sia donne che uomini, cioè nel corso dei nostri viaggi avremo sperimentato tutto, no? Quindi è folle pensare che quello che c'è qua sia quella roba lì, punto. Assolutamente. Senti, porca miseria, siamo in onda da tre quarti d'ora. Tempo vola. Vuol dire che è un tempo piacevole, sappiamo che funziona così. E quindi diamo comunque, ma non perché vogliamo dare chissà che risoluzione, ma diamo un attimo uno spunto beyond, al di là del recinto, no? Cosa vuoi al di là del recinto? Perché allora, quando volevo chiederti questa cosa, quando noi pensiamo che andare al di là del recinto sia pericoloso, mi viene in mente proprio metafore anche di film distopici, di romanzi distopici, tipo The Maze, tutta una serie di cose per cui guai, oppure The Village, quello. Mamma mia, meraviglioso, quello è l'esempio perfetto. Ecco, ma non è vero, cioè, cosa c'è al di là del recinto? Perché quello che è interessante, no? Perché al di là del recinto ci sono delle cose meravigliose spesso e volentieri, anzi c'è una cosa meravigliosa che è la libertà, laddove è possibile. E più delle volte ci sei tu fuori dal recinto. Esatto, ci sei tu che ti aspetti, che dici oh no. Sì, c'è la tua anima lì che era un po' che gesticolava, eila! E se metti il piede fuori è lì che ti tende la mano. Non stiamo dicendo che sia semplice, però Non volevo banalizzare, però è vero che è assolutamente vero che di là c'è qualcosa, cioè non è una questione di, non è che si perde qualcosa, si guadagna qualcosa al di là del recinto. Sicuramente,
All'inizio è possibile perdere qualcosa, però dipende quanto peso e valore diamo a quello che sta dentro e a quello che sta fuori. Dipende da noi, perché se diamo più valore a quello che sta dentro, nell'esempio che ti facevo prima, e uno sceglie di non uscire perché sarebbe troppo doloroso, ha troppa paura, non sa come fare, dà più valore a quello che c'è dentro, alla comfort zone e al fatto di essere in una condizione che lo E protegge. poi in un certo senso è anche meglio che stia dentro perché fuori non reggere, cioè non sarebbe preparato, no? Sì. Certo, quindi non banalizziamo che bisogna per forza uscire e rompere il recinto, perché poi c'è anche questa cosa, ma in questo periodo di gomblottisti, antigomblotti, cioè guai, svegliati, fai questa. Ok, ma se io sono rimasto identificato per tutta la vita e non mi puoi dire butta tutto in aria e vieni a unirti con noi, cioè no. No, infatti, guarda, va bene parlare delle cose che noi abbiamo capito, ma giusto per dirle, cioè, guarda, io ho scoperto Esatto. questo e lo comunico. Io non vado a rompere le balle alla gente, dovete svegliare. Ogni tanto vedo, no, anche dei messaggi che mi arrivano in privato, che vengono condivisi fra tutti. La dovete smettere, vi dovete svegliare. Tutto scritto in maiuscolo, con i punti Esatto, esclamativi. urlato, no? Tipo. Non funziona, non funziona. La modalità cambia perché è energetico, non è un pensiero razionale che convince una persona, è come ti poni a livello energetico. Quindi se tu di fronte a uno, magari vuoi portarti in giro senza la mascherina, per dire, se lo fai con tono di sfida, con tono di rabbia, con tono di fastidio, stai Torna. sicuro che incontri uno che ti fa polemiche e questioni. Se invece tu sei in pace, sei sereno, non vuoi, però accetti che ci siano altri che vogliono mettere la mascherina e la cosa proprio non ti disturba, tu stai nel tuo, non succede niente. Quindi siamo sempre noi nel nostro centro, dal nostro interno, che abbiamo la possibilità di generare questi cambiamenti in positivo o in negativo. Perciò quando vogliamo passare un messaggio, va passato prima con una centratura particolare. E anche quando si va in giro, bisogna emettere un tipo di vibrazione di un certo tipo, perché sennò ti distrai un attimo e Sono papà. d'accordissimo, Elisa, su questa cosa perché la legge che non è non è la banalità New Age, la legge dell'attrazione, ma comunque è vero che, guarda, Osho diceva una cosa tra le migliaia, milioni di cose meravigliose, diceva, guarda, se esci incavolato e hai voglia di litigare con qualcuno, stai pur certo che lo trovi. Sicuro. Io l'ho visto Trovi la succedere fila. decine di volte, ma proprio nella stessa giornata, a distanza di ore o minuti addirittura, eh. Cioè, se io ho la sensazione che sono un po' storta, quando vado fuori c'ho qualche rottura di palle. Se invece esco che sono proprio tranquilla, centrata, ma io incontro della gente fantastica, ma gentili, ma veramente, sono io che so che riesco a generare un'ondata energetica in risposta alla mia energia, ed è La anche tua molto forte. vibrazione non ha bisogno di entrare in relazione con quella roba lì, perché non entra in relazione che empaticamente con quello che gli assomiglia. Cioè, Sì, è quindi risonanza, eh. Se vogliamo chiamarla col termine preciso, chiamiamola sarebbe. risonanza, che adesso ci sono questi termini abusati che a volte cerco di usare perché faccio fatica. Però sì, c'è una risonanza, una sorta di vibrazione per la quale ci si attira tra simili, un po', no? Sì, E come i quindi, diafragmi. I come il diafragmi. dialogo, esattamente. Ecco, quindi non c'è bisogno di urlare, non c'è bisogno di niente, c'è semplicemente bisogno di. Io credo che la Essere. strada sia quella di affermare se stessi, nel senso di essere, Di punto. essere, esatto, c'è bisogno di essere coerenti poi Basta, con il proprio coerente. sentire, senza il bisogno di voler salvare il mondo a tutti i costi. Perché, per esempio, un'altra cosa che mi è successa, c'è tanto apprezzamento per alcune cose che ho detto, io sono felice di questo perché vuol dire che il messaggio arriva, ma alcuni dicono, però quanti capiscono, però quanti fanno come te, però quanti artisti che dovrebbero invece non fanno come fai tu. Però ragazzi, chi se ne è? Cioè, non è che possiamo ragionare sulla quantità, dobbiamo ragionare sulla qualità. Siamo in pochi, però ci siamo. È normale che siamo la minoranza, non ci dobbiamo preoccupare. Un'altra cosa su cui riflettevo, ci stiamo dividendo in tre categorie, secondo il mio punto di vista. Ci sono quelli che magari sono già sul pezzo da mo', e quindi per loro si è trattato solo di fare 2 più 2, perciò è tutto abbastanza Esatto, ero fatto qua, chiaro. è venuto Si facile. arriva da anni e anni in cui ci si è fatti il mazzo, quindi va bene, ci siamo.
Poi alla sponda opposta ci sono quelli che non hanno mai visto nulla di nulla, mai visto, mai letto, mai capito, mai messo insieme. Non dormono profondamente, nel senso. Zero, zero, proprio. Giusto. E quindi non si può andare lì a bussare, a scrollare, a urlare, non c'è niente da fare, non è inutile discutere, litigare. In mezzo invece c'è una categoria che potrebbe oscillare o di qua o di là, con loro ci sono delle possibilità, ma sempre in modalità rispettosa, cioè io devo rispettare la tua scelta. Se tu decidi di farti il vaccino perché ti senti sicuro, perché secondo te è uno strumento valido, io ti posso dire: guarda, io non lo faccio per questa ragione, però naturalmente sei tu a decidere. E in questo modo si evita il conflitto, si evita di urtare l'altro perché non si sente rispettato, e questo è il punto, è molto semplice, siamo uomini e donne che si rapportano, non ideologie, perché sennò lì non ce la facciamo a capirci. Allora lì è possibile spostare queste anime in mezzo, che magari a un certo punto decideranno o di buttarsi dal burrone, ma mi dispiace per loro, io non sono qui per salvarli, o di approfondire, capire anche da soli dove stiamo andando a finire. Ma se ci mettiamo nell'idea dobbiamo salvare il mondo, no, già fatta quella storia lì, l'ho già vissuta, quel cinema, no, l'abbiamo... anche no, anche no, basta, già fatta. Perché diciamo che i salvatori, poi il salvatore fa spesso una brutta fine, quindi lasciamo stare. Nel senso che in genere viene crocefisso o cose di questo tipo. Ma anche perché poi non ha, allora, innanzitutto è inutile, non ha senso e non serve né a noi né agli altri, perché gli altri comunque hanno la loro responsabilità e sono padroni di se stessi. Come lo chiediamo, come lo pretendiamo per noi, lo dobbiamo pretendere anche per gli altri, questo rispetto. No? Sì, poi voglio... c'è un'altra cosa che mi sento di, già che sto citando degli esempi che ho visto, magari in alcuni post o video che ho postato, alcuni hanno detto: ah sì sì, e quindi? Oppure: ah bello, le soluzioni dove sono? Ma oltre a parlare tu cosa fai? Allora, a parte che siamo qua ognuno a fare delle cose diverse, c'è chi è qui per agire in un settore, c'è chi è qui per agire in un altro. Io credo di avere a che fare molto con la comunicazione, poi non è che non agisco, ma io agisco nel mio, per me, e comunico. Il mio ambito è la comunicazione, anche in campo artistico. Quindi dichiarare delle cose e radunare anime affini non è proprio l'ultima delle cazzate che dobbiamo fare. Prova a pensarci. Uno che ha il tempo e il desiderio di chiederti questa cosa sicuramente non starà facendo nulla, perché chi sta facendo qualcosa non ha neanche tempo di venire a romperti le palle, ok? Perché sta facendo. Quindi in genere possiamo essere certi che è qualcuno che sta proiettando il senso di colpa di non fare nulla. Bravo! Quindi, perché allora io vedo la gente che si sta muovendo in questo momento, mica viene a rompere le scatole a me o a te, cioè perché è occupata a muoversi da, non so, sì, ma c'è un sacco di gente. Infatti anche il senso del post che ho messo oggi, ignorare e proseguire, è relativo a indirizzare le energie correttamente, perché è chiaro che arrivano gli spettri di un possibile futuro nebuloso e per niente positivo. Vero. Se diamo energia a quell'immagine, noi prima di tutto stiamo male. Non vuol dire far finta di niente, vuol dire rendersi conto di un pericolo potenziale, rinunciare al dramma e dirigere immediatamente il pensiero: ok, se quella roba lì io non la voglio vivere, dov'è che vorrei vivere? Cos'è che vorrei realizzare? Per esempio, che i bambini fossero liberi di giocare all'aria aperta, senza mascherine, in salute, eccetera. Allora indirizziamo i pensieri in quella direzione lì. No, non è irrilevante questa cosa, per niente, perché nel collettivo sono tanti inconsci e tante egregore, tante energie che si indirizzano in una direzione, è più probabile andare lì. Banalmente, cioè, l'attenzione focalizzata non è che... Non stiamo parlando di cazzabubole spirituali, eh? È funzionamento... No, stiamo parlando di cose... Allora, diciamo che quello che sta accadendo ci sta portando proprio anche a capire che siamo nel concreto. Decisamente siamo nella terra. Quindi, cioè... Allora. Sì. Quando si parla di questo, proprio credo che sia il passaggio, anche una sveglia, no, di questo tipo, se la vogliamo chiamare così, perché non riusciamo, non possiamo più stare su questa cosa nell'angelico, no? Cioè, quando si parla di maschere, visiere, cose, cioè, vediamo, è chiaramente primo chakra, nel senso, a voglia, sì, chiaramente sì, sopravvivenza e vita, quindi. Ma anche Osho diceva che più vanno in profondità le radici e più si estendono i rami verso l'altro. Sì. Sono due cose collegate. Sì. Tutto quanto ha un senso. Adesso noi, tra l'altro, le cose non sono in contraddizione, tutto multitasking e multilevel, no? Nel senso che non è in contraddizione il fatto che tutta questa roba
sta servendo e servirà, niente a caso, no? Cioè, per cui c'è ci sono più livelli, più piani sui quali noi stiamo in questo momento cercando di, come dire, una risposta prima di tutto personale, però non è più solo personale, ecco, cioè, ovvio che riguarda sia il microcosmo e il macrocosmo insieme, perché questo lo stiamo vedendo, cioè non c'è mai stata, credo, una situazione nella quale tutto quanto globalmente fosse, anche perché magari c'era ma non la vedevamo noi, i nostri progenitori. Adesso invece la vediamo, vedi che bel regalo. E quindi non è che possiamo dire adesso ci tappiamo gli occhi, bubusettete, cioè no, c'è, quindi... Qualcuno lo fa. Sì, per carità, ma ci sarà sempre qualcuno che lo farà anche, quindi... fa parte del gioco, diciamo. Va bene così, è più importante riunirsi per affinità che andare lì a scuotere chi non ne vuol sapere. Riuniamoci tra anime affine. Ti stavo leggendo, vedi che sai che è bello, no, sui commenti, i commenti che si possono proiettare su StreamYard, io lo amo molto questo, perché sì. A parte che fa molto televisione, quindi... guarda, mi ha tolto le parole, abbiamo pensato la stessa cosa nello stesso momento. Sì. Queste sincronie, perché è proprio anche un'energia, no? Appunto, come dicevamo prima, il diapason famoso, come dicevi, no? Per cui stiamo emanando questo. Comunque, se vuoi aggiungere qualcosa anche di concreto su come accorgersi, come fare, non fare riguardo a questo recinto percettivo. Allora, quello che suggerisco spesso io, e ne parlo anche nel mio libro Riaccenditi, perché alla fine Riaccenditi è un po', come dire, butta legna sul fuoco e ritrova quell'impeto, quella passione, quell'ardore che sei. Chi legge quel libro ha la voglia di ritrovare una parte di sé che magari sia un po' sopita. Tra le cose che suggerisco di fare ci sono le attività artistiche e creative, assolutamente. Quindi torniamo alle cose molto basilari da primo chakra. Muovere il corpo, respirare... Natura, respirare. Non è una cosa da poco, il respiro è una cosa fondamentale. Tu non hai idea, a me come mi ha aiutato a superare un lutto. Nelle prime fasi dello shock, io ero continuamente concentrata sul mio respiro, ho smaltito un sacco di dolore così. Sembra una scemenza, non lo è. Ma che scemenza, sono d'accordissimo con te. Muovere il corpo anche con intenzione catartica, quindi liberarsi da tensioni, rabbie, paure, noie, fastidi, tristezza, mettendolo in azione o con uno sport. Io suggerisco la danza libera, lo faccio fare spesso ai miei corsi, musica e muoversi, tappeto elastico, qualsiasi cosa mette in moto il corpo. E provare delle attività creative, ma anche dipingere piuttosto che cantare, o potranno sembrare cose, sì vabbè, ma cosa serve? È un attimo, perché ti riattiva l'emisfero destro. No, ma serve come? Guarda, io nel piccolo lo vedo, tanto tempo fa io cantavo, poi c'è stato un blocco durato 20 anni, dove non riuscivo neanche a cantare sotto la doccia. Ultimamente, cantare sotto la doccia per me è un'esperienza orgasmica, cioè tipo, ah! Perché quella roba lì mi permette proprio di stare in contatto, basta, è il mio modo di stare in contatto, banalmente, cioè semplicemente, non banalmente, perché apre dei canali. Provare a fare qualcosa di inconsueto, cioè intenzionalmente provare a uscire dalla zona di comfort, un'attività che non si è mai fatta, andare in un posto dove non si è mai stati, decidere di andare a conoscere delle persone che non si conoscono, mettersi un po' sotto pressione aiuta, ma a livello di sfida, cioè non sto dicendo che uno si deve autostressare e obbligarsi, sto dicendo che fa tanto bene se ci si pone delle piccole sfide da superare, farsi anche una doccia fredda potrebbe essere. Anche questa non è una cosa banale, è una sferzata, è una roba micidiale che ti sveglia anche di testa. Fare 3 giorni di digiuno, che se ti raddrizza, una cosa insolita, mai fatta, questo aiuta perché ci si sposta un po' di emisfero, si cambiano le percezioni, ci si percepisce in una nuova modalità, si scoprono delle cose di sé e allora quello permette anche di avere una visione più ampia anche rispetto all'ambiente esterno. E aiuta nell'uscita dal recinto percettivo. Bello, mi piace questa cosa. Quindi finiamo con questo matto che si piglia, che è appena uscito dal recinto e comincia il viaggio. E comincia.
Eh sì, anche l'idea di dire adesso mi metto uno zainetto con quattro cose e vado, tipo Cammino di Santiago per dire, è un bello stimolo, cioè, è una sfida quella lì. Guarda, dopo il lockdown andava benissimo anche la camminata nei boschi, cioè nel senso di Davvero. miseria, oh, cioè, Sì, una ti cosa che ha ricordi assunto improvvisamente un valore un valore enorme, inestimabile, sì. ma anche gli abbracci, devo dire. Già, allora, per me sono sempre stati l'eye contact e gli abbracci, io, cioè, per me sono fonte proprio di piacere, mi vengono naturali, quindi privarmene è stata un po' difficile come cosa, ma quando ho potuto darne di nuovo a amici intimi è stato proprio un Ci nutrimento, credo, ci credo. Quindi, per chiudere, cioè per riassumere ancora di più, l'uscita dal Il 100% riassunto, facciamo, lo la punto con i Vergine. punti. La Vergine, che è giusto, giusto, vai di chiusura verginale. Questa logica ce l'avrà un suo sex appeal, però dai, non è Certo. una logica fredda. E voi, sai che StreamYard fa queste cose magiche? Tu prima eri, io esco e tu dai la logica finale, esco e poi ti ritorno. Facciamo così? No, dai, sto scherzando. Stavolta esci tu. Per uscire dai recinti percettivi, la prima cosa è cercare di uscire dal recinto, cioè dalla percezione erronea di se stessi, e poi si può uscire da una percezione distorta del resto. Ma prima devo partire da me, sempre e comunque. Perché se, come abbiamo detto, non considero, non capisco, non sento, non mi autorizzo, è impossibile poi vedere anche tutto il resto. Quindi prima esco dalle percezioni sbagliate di me, su chi sono, su chi credo di essere, e in questo il teatro aiuta molto, e poi posso uscire anche da situazioni che coinvolgono altri, se no non c'è verso. Mi sembra una chiusura molto, molto mercuriale, virginale, perfetta. Ci mettiamo, no, che qua faccio fatica perché è al contrario, no? Questa video Sì, quindi al contrario, anche se mi sposto di qua, ti aspetto. è un casino, ecco, volevo fare così, così mi vedo tutta. Fatto vedere tutta, no? E invece vi ho, se no era un pezzettino. Senti, Elisa, grazie, molto, molto piacevole. Poi mi piace molto quando si mettono insieme la leggerezza e la profondità, comunque, no? Come diceva Calvino, col cavolo che la leggerezza è una cosa superficiale. No, vedi, io ho dovuto lavorarci su questa cosa perché la associavo alla superficialità e quindi ci ho messo un po' a riacciuffare quella parte che però è mia, me l'avevano ammazzata quasi e un po' l'ho riscoperta, la Certo, sto guarda, ancora. bellissimo che l'hai ritrovata. Prima di tutto per te stessa e poi anche per gli altri, perché quindi cioè, ci comunichi anche questa cosa meravigliosa, quindi Bene, grande. ottimo. Bene, ti ringrazio di questa tua ospitalità, è stato veramente un piacere. E Magari per me, ci dai, ma sentiremo ancora perché è stata una roba. sì, sicuramente. Easy. Sicuramente risuccederà. Risuccederà e facciamo, magari ci viene qualche altra idea, qualcosa. Stiamo nel momento e ci viene lo stesso impeto, lo stesso desiderio di fare qualcosa. E poi ci vediamo, spero, al più Volentieri. presto in libreria con Riaccenditi. Sì, se ci sono delle date già in previsione di un autunno dove forse si possa. Se i miei amici ti stanno ascoltando, sappiate che è un messaggio nemmeno troppo subliminale. Quindi Segnale. contattate Elisa, contattiamo Elisa. Eccolo qua, vedi, un po' di piacere, giusto? Mi sembra più che giusto. Lo facciamo apparire. Anzi, salutiamo anche Jonathan se ci sta sentendo, va? Ah, sì. Certo. Ok, ciao Elisa, un bacio. Dai, facciamo che usciamo, esco io e poi stavolta esco io, di colpo. Ok, va bene, spari, fai Sai così. che i gemelli sono un po' spariscono. Ah, eh sì, perché quest'aria che li butta di qua e di là. Ciao, grazie. Un bacio, a presto. Ciao, grazie, buona serata a tutti, ci vediamo presto. Ciao.